Collegati, gentili telespettatori, con la discoteca dell'Hotel Viale delle Rose in Lungro, e queste sono le prime avvisaglie del ballo in maschera di sabato 17 febbraio 1990, e quindi fra poco inizierà la gara vera e propria per dimostrare ai cortesi telespettatori la fantasia di questi improvvisati artisti e quindi sottoporsi al vaglio della loro cortese attenzione.
di far risaltare qualche aspetto del suo io nascosto, con la scusa della maschera. Infatti io sono stata sempre una persona amante della libertà e per questo un po' mi sono vestita con questo costume. Secondo te chi sarà il personaggio dell'anno? Chi sarà il personaggio dell'anno? Qui, in questa serata? Sì, anche. Non lo so, il matto di sicuro, la pazzia di sicuro. Grazie. Il personaggio che le ragazze hanno intervistato pochi istanti fa, che rappresentava la Statua della Libertà, era contrassegnato col numero 6. Questo a beneficio dei gentili telespettatori che non hanno avuto la possibilità di vederlo sul teleschermo in modo nitido. Negative o positive, secondo me l'importante è che chi vi partecipa lo faccia con tutto se stesso. Adesso intervistiamo il numero 25. Allora, se giovedì grasso dovessi uscire vincitore della serata, chi ringrazierei? Ringrazierei quelli che mi hanno eletta. Secondo te, qual è questa sera il costume e la maschera più orribile? Vabbè, certamente è la mia, però a parte gli scherzi non penso che ci siano maschere così orribili. Grazie. Ti piace questo locale? Eh sì, abbastanza. Qual è la musica che preferisci in queste occasioni? Quella rock. Ti piace la lambada? Sì. La sai ballare? No. Nel caso dovresti vincere, a chi dedicheresti la vittoria? Beh, a tutti coloro che mi avrebbero letto, non so. E tu? E tu? A me stessa. Ah, c'era questo. Cosa pensi di Telestudio? È una bella rete, non so. Tu cosa pensi di Telestudio? Beh, che sia una buona iniziativa per tutto il paese, perché coinvolge un po' tutti. Pensi che i programmi di Telestudio si dovrebbero ampliare? Certamente. Io a te uno, dammi una. Sto pensando, io le domande. Questo. Quale personaggio rappresenta questa maschera? Quale personaggio rappresenta? Mefisto. Mefisto. Cosa ti ha spinto a mascherarti e a venire qui? Passare una serata diversa. Grazie. Thank you.
Cosa ti ha spinto a venire qui? La voglia di divertirmi. Grazie. Il carnevale, la festa più bella. Grazie.